piace? È difficile concentrarsi se pensi che di qua stiano sgozzando un capretto. Ma tu hai idea delle responsabilità che ho adesso che i pusi sono sciolti? Tocca a me portare per il mondo la loro musica, non posso tradirli. È una serata karaoke al DVDC, non sei Mondovisione. E in ogni caso il locale è il tuo, non ti puoi cacciare da solo e nessuno dei clienti sarà sobrio. Beh, ma e se sbaglio le parole? E se sbaglio la scaletta? E se non ho più voce? Mi sta andando via la voce. Non ho più voce. Aspetta. Dammi solo un minuto, soffio di fiato! Com'è? La voce c'è, ma è l'alito che... Per la sete d'avventura. I Pooh, fantastico! Io sono grande fan dei Pooh. Salve! Hai sentito Paolo, la moglie del capo supremo, il nostro mega presidente cinese è una fan dei Pooh. L'ho sentito cantare, io so tutte le parole, perché non cantiamo insieme? Vabbè, ma è fantastico, no? Ma è giusto, ma cantiamo anche quella che cantava prima, la conosce, no? È bellissima, uovi di soia. Uovi di... Allora... Le uova non c'entrano niente, non c'entra neanche la soia. La soia in generale meno c'entra, meglio Paolo, è. Paolo, ci tieni al tuo lavoro, io al mio sì. Uovi di soia, bellissima, ci sono uovi di soia! Ma la mia preferita è... Oh, oh, minuscola Betty! Oh, oh! Oh, oh, piccola che... No, aspetta, hai sbagliato. È minuscola Betty! Io ho sbagliato. Io ho sbagliato! Ora che ci ripenso è minuscola Betty. E che cacchio, Paolo, almeno le basi, ricantala. Oh, minuscola Betty. Eccola lì. Oh, oh, minuscola Betty. Oh, 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 bellissimo. Condivido subito con gli amici. Hashtag Pooh, minuscola Betty, Lin e coso. Ma sì, condivido in che senso, scusi? È cinese per lo cancello e poi rompo il telefono? No, è cinese per bei sorrisi e stai zitto. Wow, il video sta piacendo un sacco, ci sono tanti commenti. Ma come tanti commenti? Quanti amici l'hanno visto, scusi? Già 7 commenti e uno anche di uno famoso, Roby Facchinelli. Roby Facchinetti! Non ho capito, ma Roby Facchinetti ha visto questo video? Dice, cos'è questa roba? Paolo, quello sei tu e tagga un certo Paolo Bitta. Ma sono io, oddio, mi sento male! Ah, sei tu? Allora aggiungo subito un hashtag al nostro video, Mauro Pippa! Ti prego, Pupino, aiutami, fai qualcosa! Non ci si può fare niente, è la globalizzazione, Mauro Pippa. Ne facciamo un altro. Lo conosci quella che fa chi picchierà la musica? Ma tu l'hai picchiata, ma come faccio adesso? Non posso più ascoltare i Pooh. Mi costringeranno a distruggere tutti i loro dischi e hanno ragione. Paolo, calmati, mica arriveranno i Pooh a dar fuoco. Paolo! Paolo! Roby, sono veramente arrabbiato con te. Questa cosa non me la sarei mai aspettata. Roby, ti prego. Da te! Tu, i Pooh siete tutto per me. E grazie alle vostre canzoni, sì, ho imparato l'italiano. Siete tutto. Siete la mamma, siete il papà. E comunque, anch'io non me l'aspettavo da me. È stata colpa sua! Piacere, Lin. Io sono grande fan di Roby Facchinelli. Sarei io? Sì, Roby. Ti presento Lin, la moglie del nostro presidente, un uomo che guadagna 63 milioni di euro l'anno. Piacere, Roby Facchinelli. Roby Facchinelli. Diglielo tu, allora. Non è minuscola Betty, ma è piccola Katie, diglielo. Ma chi mai la conosce, piccola Katie? Lin, potremmo qualche volta cantare insieme? Sarebbe bellissimo, appena ho comprato uno stadio, ma voi non avete smesso? Sì, però così ho più tempo per gli amici, no? Wow, possiamo cantare anche Non lasciarmi andare in pensione. Sì, Lin, sì, Lin. Anche Tanta voglia di Lin. Oh. No. Oppure Dammi solo un guanto. Oppure, se vuoi... Noi due nel pollo e nell'anatra. Ma si può! In ufficio alle 6 di mattina, perché quelli della Faidan vogliono fare una conference call con la sede di Pechino alle
6 di mattina. Con la conference call alle 6 di mattina. Alla conference call. Ma si può. In ufficio alle 6 di mattina. Perché quelli di Pechino vogliono fare una conference call alla alla sede di pranzo. Allora. È un'ora che casco. Ma si può in ufficio alle 6 di mattina perché... Ogni volta succede una roba peggiore. Adesso devi crollare con il tavolino. Credo di sì. Ma si può in ufficio alle 6 di mattina perché quelli della... Ma fateli vedere.